Ci sono voluti 4 giorni di lavoro e 6 tir carichi di roba per riuscire ad allestire una scenografia come questa, che è davvero eccezionale e sarà lo sfondo per la prima scena della Tosca, che andrà in scena davvero tra pochissimi minuti qui al Teatro Coccia di Novara. Quelli che lo fanno sono Andrea, Mario e Diego. No? Dico bene? Contemporaneamente viene dal dietro questo carro, entrare la scala, dove fa scorrere il carro, c'è la scala. Esce questo carro. Quindi si apre. Vale la pena di. Quanti vi siete prima? No, per il trucco no. No? Sì, sì. È una foto, una telecamera. Buonasera, è una telecamera. Inca. Possiamo fare un pavimento di internet? No, qui, va bene qui. Sembriamo Biancanevi Sottenati. Se no, lei qua sopra. Pochi minuti prima della prima serata di rappresentazione al Coccia di Novara, maestro, come si sente prima di incominciare? Molto bene, tranquillo, felicissimo di conoscere questo teatro. Pur vivendo a Milano non ero mai venuto a Novara, quindi non conoscevo né Novara come città né quindi il teatro. Tranquillo perché è uno spettacolo ormai già collaudato e quindi siamo tranquilli anche per il risultato raggiunto che ci permette così di stare sereni, pensare alla musica e poi questi giorni di riposo tra una recita e l'altra è quello che serve proprio per arrivare sempre ben freschi, riposati. Una curiosità da quelli che come me non si intendono moltissimo di musica, qual è il rapporto tra il maestro d'orchestra e la sua bacchetta per dirigere l'orchestra? Guardi, la bacchetta è un optional, in certi momenti è indispensabile e in certi altri è inutile. Devo essere per forza breve e sintetico. Quello che passa comunque è il pensiero musicale, quindi il professore d'orchestra sa e capisce quello che deve cogliere, naturalmente quando il messaggio è forte. Ecco, questo è il segreto, il rapporto tra il direttore, le masse o i solisti o i cantanti. È principalmente un fatto proprio di respiro musicale, un fatto di intenzioni. La gestualità
è qualcosa che può essere gratificante magari anche per chi guarda, o sottolineare addirittura dei momenti che non hanno bisogno del gesto, però a volte sottolineano al pubblico alcune cose, come questo è tutto relativo, veramente il direttore d'orchestra serve per far respirare insieme le masse e gli artisti. E lei invece, come uomo e amante di musica che ha dedicato la propria vita alla musica, c'è un'opera che predilige sulle altre? Non amo fare classifiche, certamente Tosca è ai primi posti. Tosca, abbiamo visto che è anche una rappresentazione scenografica davvero eccezionale. Questa sera il passaggio suo preferito, se ci sarà, o quello più difficile? No, più difficile... No, non salgo mai sul podio pensando a quello che è più facile e quello che è più difficile. Devo dire che i momenti bellissimi in Tosca non mancano, dalla prima all'ultima nota è tutto così coinvolgente, bello, e quindi non aspetto con ansia nessun momento dell'opera, perché dal primo all'ultimo momento è una grande esperienza musicale. La ringrazio. Grazie a lei. Perfetto, grazie mille. Di no. E perché fai niente? Io ho dato. Io sono generoso. La do. Ebbene. Stiamo pronti, Alberto? Dimmi quando. Io suggerisco, se c'è dei dubbi. Va bene. Casomai mi traduci in russo. È la prima volta che a Novara. A Novara è la seconda. E ho fatto già Ide. Ah, ho capito. Siamo in compagnia di Tosca, pochi minuti prima della scena, la seconda volta che però lei torna a Novara. Prima ha rappresentato che cosa? Ho fatto la Tosca, Aide, circa un anno fa, credo è stato. Comunque adesso sono tornata con questa bellissima produzione di Tosca, sono molto felice perché è una Tosca insolita, una Tosca non una che piange, che ha paura di scarpe, no, è una donna forte che appare con scarpe, una donna molto forte e risoluta, che ama Cavaradossi fino alla fine. Lei come cantante si trova un po' in questo personaggio? Sì, io mi trovo molto bene. Difatti io ho fatto il debutto in Tosca solamente 2 anni fa e in questi 2 anni fa ho fatto già quasi 50 recite di Tosca. Sono molto richiesta come Tosca. Certo non vorrei limitarmi solamente con questo personaggio, faccio anche altre parti più drammatiche. Per il futuro allora, oltre a Tosca, e sappiamo che sarà eccezionale anche questa sera, ma per il futuro cosa c'è in programma? Manon Lescaut, Ned nei Pagliacci, Aida, Ballo in Maschera, Trovatore, un po' di Verdi, un po' di anche Puccini, ho fatto anche La fanciulla dell'Ouest, che mi sono divertita moltissimo. Il ricordo più bello della sua carriera fino ad oggi qual è? Forse Fedora con Domingo, perché è stato un evento magnifico, perché io avevo una parte molto gratificante, perché cantare Fedora poi al fianco di Domingo è una cosa bellissima. Se potesse esprimere ancora un desiderio, cosa esprimerebbe questa sera? E per questa sera? E riuscire a fare quello che vorrei fare, convincere il pubblico di questa Tosca insolita. In bocca al lupo allora. Crepi. Grazie, gentilissima. Grazie. Thank you.
Tanto perché non vorrei schiacciarti con una sedia. Ci mettiamo qua? Tu non lavori in studio. Ma io devo laurearmi ad aprile.
poi nella pratica sì, mi scrivo e la faccio. Poi se riuscissi a fare la giornalista bene seriamente mi piacerebbe. Io sono iscritta all'albo dei pubblicisti, però bisogna andare via da Novara per tentare la nostra abbiamo. Tra gli spettatori questa sera qui al Teatro Coccia c'è anche Roberto Cota, novarese, per un po' di giorni lontano da Novara, ma ritorna per una serata come questa del Coccia. Come trova l'opera? Direi molto bella, mi piace l'esecuzione certamente, mi piace molto la scenografia, devo dire che in questo primo atto l'interno della chiesa è rappresentato perfettamente, poi come sempre la cornice del teatro aiuta perché è uno dei teatri più belli d'Italia. Teatro Coccia è un teatro di tradizione che sta davvero rivalutando questa sua funzione, soprattutto per quanto riguarda la musica e l'opera in particolare. Crede che sia una buona prospettiva per portare Novara e il Piemonte a farsi conoscere anche fuori dal territorio? Certamente. Questo teatro, come dicevo, è un teatro bellissimo, un teatro che è un teatro da grande città. Devo dire che l'amministrazione comunale mi pare abbia imboccato la strada giusta, cioè la strada di cercare di produrre delle opere per poi esportarle, realizzando anche degli scambi con i teatri di altre città. Del resto un teatro di tradizione impone questo e impone questo un po' anche la legge del mercato, perché altrimenti la lirica sparirebbe. È vero che la lirica si basa sui contributi ministeriali, però per avere il contributo è necessario impiantare una produzione e non è semplice in una città di medie dimensioni come Novara, però penso che Novara abbia l'ambizione, partendo da questo teatro, di diventare un polo di attrazione. Io uso sempre questo termine, questa definizione, secondo polo, direi che secondo polo anche per quanto riguarda la cultura. In Piemonte c'è Torino, ma c'è anche Novara. Poi Novara ha anche questa potenzialità di attrarre degli spettatori da Milano, anche se il novarese è difficile, perché io ho provato facendo l'assessore alla cultura, i primi anni facevamo delle stagioni che non avevano nulla da invidiare rispetto alle stagioni milanesi, eppure avevamo ancora novaresi che andavano a Milano, chissà perché, forse perché sentivano il fascino della metropoli. Adesso mi pare che da quest'anno si sia invertita la tendenza, ho sentito di un 30% in più di abbonati, è un dato, è un parziale unico tra gli altri teatri, quindi vuol dire che Novara si è ripresa ai novaresi e sta cominciando ad attrarre anche dalla Lombardia. A questo punto è doverosa anche una domanda personale, da poco è stato riconfermato nella sua carica, soddisfatto? Beh, certamente sì, altrimenti non avrei accettato la ricandidatura. Dopo 2 anni e mezzo penso di dover mettere a frutto l'esperienza acquisita in questa seconda parte di mandato e spero che, come dire, di fare sempre meglio. Soprattutto è un momento particolare per i consigli regionali, stanno diventando parlamenti, il federalismo e ancora di più la devoluzione che è stata approvata ieri in prima lettura al Senato trasformano le assemblee legislative in veri e propri parlamenti. Se noi andiamo a pesare oggi le competenze legislative dello Stato e le competenze legislative delle regioni, possiamo dire certamente che la bilancia non pende a favore dello Stato, siamo su un piano quantomeno di parità. Grazie. Prego. Perfetto, va bene. Sempre di? Di da qualche parte.
campo, la solita altezza. Thank you.
ragazzi, Mario si è fatto qua. Non vedo niente. Vado. Tra il secondo e il terzo atto possiamo approfittare per un'intervista, una presenza scenica davvero eccezionale. Come si è sentito questa sera? Bene, bene, come sempre, con i colleghi come sono Olga, specialmente perché siamo tutto il secondo atto insieme, e lo stesso con Gianni, è un piacere cantare. È la prima volta che viene a cantare qui a Novara? Sì, prima volta. Normalmente fino adesso ho cantato sempre in teatri ente autonomi o gli altri parti dell'estero, ma prima volta canto in teatri di tradizione, e devo dire che dappertutto, non soltanto qua in Novara, ma diciamo in Pisa, in Ravenna e non per dire tutti i teatri, i teatri hanno una molto atmosfera più intima, più... A me piace molto, per dire, la pubblica è molto calda. Il nostro teatro è un teatro di tradizione e cerca di riscoprire ultimamente soprattutto la lirica con delle grandi produzioni come quella di questa sera. Lei personalmente è soddisfatto della sua interpretazione? Sì, sì, ma io penso generalmente, tutti i cantanti pensano sempre a questo ho potuto fare meglio o questo ho potuto fare meglio, ma generalmente sì, normale, è il mio lavoro, diciamo. Da parte mia più vivi complimenti, ma lei come persona si ritrova un po' in questo personaggio, è davvero troppo cattivo? Ieri ho ricevuto un commentario di una donna che mi ha detto: lei ha in sé una cosa diabolica, allora, ma voglio dire che generalmente a me piacciono più personaggi, diciamo, in vita. Vorrei stare più come un Rodrigo in Don Carlo, le persone più solari, con ideali e tutto questo. Ma da questo più mi intriga fare Scarpia o fare Iago, perché non è in mia natura, così posso riscoprire un'altra personalità, perché penso che tutti noi in sé abbiamo il buono e il brutto, soltanto se vogliamo o non vogliamo usare questo parte da noi, ma io uso quando faccio le recite. Grazie. Piacere.
Lord.